perché mi vedete uscire dal mare? Perché oggi volevo parlarvi di grounding. Cos'è il grounding? Il grounding è appoggiare i piedi al suolo o entrare nell'acqua. Dovete pensare che il nostro organismo, quando non si appoggia al suolo, non entra nell'acqua, si carica positivamente di elettroni. L'effetto che ha la terra e l'acqua sul nostro organismo, che è naturalmente negativa, è quella di riequilibrare le cariche. Oggi sappiamo che il grounding funziona molto bene per ripristinare, per esempio, la pressione sanguigna, per far sì che i globuli rossi, gli eritrociti, si distanzino e non si accumulino, in modo da prevenire, per esempio, trombi. Funziona molto bene per le articolazioni. Quindi, come dico sempre, riconnettersi alla natura attraverso, per esempio, pratiche di camminare a piedi scalzi, nell'erba, sulla sabbia, entrare nell'acqua. Nell'acqua di mare è estremamente efficace e veloce. Appena entriamo, tutti sperimentano una sensazione di benessere. Avete mai provato, stanchi di un viaggio, andare al mare, entrare in acqua e sentirsi rigenerati? Quello è il grounding. Naturalizzazione delle cariche positive, negative, attraverso le cariche positive del mare e il ripristino sostanzialmente di quella che è l'attività metabolica normale. Quindi, se pensate all'anti-aging, il grounding è fondamentale. Vi parla Enrico Dell'Olio, biologo, 51 anni. Se vi è piaciuto il video, sapete che ho realizzato un corso, un videocorso sull'anti-aging con più di 50 video. Potete cliccare sul link che lascio qui nella descrizione, in modo da andare alla pagina di presentazione del corso ed eventualmente decidere se comprarlo. Ciao a tutti, grazie.